Amici di Obiettivo News, ad una nuova puntata, la seconda del nostro nuovo programma chiamato appunto Chiacchiere da Rally. Con me in studio Fabio Bongione. Ciao Diana, bentornata, grazie di nuovo per essere qui. Una puntata interamente dedicata a Rally di Regione Piemonte che ci ha accompagnato in questo fine settimana, una gara vincente, vinta da Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai sulla Toyota Yaris Rally 2, la prima vittoria oltretutto su asfalto, quindi un grande successo del team T-Racing che è gestito da Tobia Cavallini. E, peccato per Andrea Prugnola che è stato protagonista per due terzi di gara, salvo lasciare qualcosa sul finale, poi il ritiro purtroppo nel pomeridiano che un pochettino ha lasciato la mano in bocca al pilota Varesini, insomma. Da dire allo stesso tempo della prestazione degli altri protagonisti, partendo dalla seconda posizione di Stéphane Lefebvre, il francese che è riuscito a capitalizzare al meglio quello che già aveva imparato lo scorso anno, e anche di Simone Campedelli che ha chiuso in terza posizione ed è un altro protagonista della serie tricolore. Ma abbiamo un ospite interessante anche perché, vista la classifica e visto il campionato italiano che si diciamo associa al campionato italiano promozione, abbiamo un protagonista che ha grande esperienza in questo settore, che grazie anche alla prestazione di Marco Signore è riuscito a raggiungere la vittoria sia al Ciocco che al Rally Regione Piemonte. Qui con noi Daniele Micchi. Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito. E abbiamo anche una rappresentante femminile. Fortunatamente, vogliamo dire, perché è ovviamente c'è sia una parte che l'altra, è corretto. E con noi anche Tiziana Giaggianetto. Ciao, benvenuta. Ciao, Tiziana. Ciao. Una giovane protagonista insieme a Michela Bettassa di questa 18ª edizione del Rally Regione Piemonte. Terze assolute nella classifica femminile, quindi una bella gara che vi ha rese protagoniste, ma non abbiamo solo loro. No, perché abbiamo il grande onore di avere con noi ovviamente il grande organizzatore di questo evento che è ripartito nel 2015 dopo uno stop di qualche anno, era già una gara fermata a livello italiano, faceva parte del Trofeo Rally Asfalto, ricordiamo le ultime edizioni 2007-2008, poi grazie al lavoro di Gil Callera, di Marco Stropiani, di tutto l'entourage della Cinzano Rally Team, insomma, si è riuscito a riportare in pista questa gara che oggi è tra le migliori del panorama realistico nazionale e non solo, vista la presenza, l'ampia presenza, diciamo, internazionale. E abbiamo salutiamo infatti il nostro Gil ospite Calleri che è qui con noi questa sera. Ciao Gil. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Inizierei proprio con lui. Allora, Gil, è stata un'edizione ricca di, come dire, colpi di scena da una parte, ma di competitività. Di nuovo un'edizione dove Rally Regione Piemonte ha saputo fornire un palcoscenico internazionale grazie alle strade della Langa Astigiana, Langa Cunese, e con tanti protagonisti ovviamente sia del campionato italiano ma anche degli altri campionati. Cosa ci racconti di questa edizione, Gigi? Ma è stata un'edizione molto impegnativa da parte nostra a livello di comitato organizzatore, perché comunque organizzare una gara del campionato italiano col format che ha quest'anno il campionato italiano è veramente una sfacchinata. Oltretutto, grazie anche ai tanti e numerosi iscritti, abbiamo dovuto organizzare uno shakedown in più nella giornata di venerdì, uno shakedown in più l'abbiamo dovuto organizzare anche
per la Hyundai, che ha onorato questa gara con la presenza di Mikkelsen. E quindi direi che è stato veramente uno sforzo incredibile, però diciamo con alcune difficoltà, ma non dovute a noi, per fortuna siamo riusciti comunque a portarla alla fine con direi un buon successo. Diana, c'eri anche tu in questo fine settimana, sì, ad Alba. Tanta gente. Ecco, era un tasto che volevo toccare, perché a volte si parla che i rally non hanno visibilità, che i rally hanno perso quel fascino di un tempo, ma il rally Regione Piemonte quest'anno ha dimostrato un'altra volta che la gente i rally li va a vedere, e anche in grande maggioranza. E devo dire che le prove speciali hanno risposto presente, c'era gente un po' dappertutto, dalla Power Stage all'ultima prova speciale, insomma, dai parchi assistenze, riordine, l'arrivo, la partenza, insomma, è stato un weekend ad alta intensità. Dov'è il segreto della Cinzano Rally Team e il successo di questo evento, che è nato, come dicevamo, nel 2015, con tanta passione da parte vostra e del vostro team, insomma, di squadra, organizzatore? Ma io credo che il segreto sia quello, della passione innanzitutto. Siamo riusciti a costruire un bel gruppo, una squadra dove ognuno di noi ha delle competenze ben specifiche. C'è chi ha fatto navigatore, chi ha fatto il pilota, chi ha fatto entrambe le cose, chi si occupa di amministrazione, chi si occupa di comunque magari lavora con il pubblico, quindi sa come comportarsi e interagire con le istituzioni. Cioè, abbiamo creato una squadra dove c'è un ex capoprova che si occupa di commissari di percorso, cioè ognuno di noi ha delle competenze specifiche. Io credo che la nostra forza sia quella del gruppo, non ci sono altre strategie diverse. Cioè, siamo un bel gruppo, un gruppo che ogni anno aggiunge persone che hanno voglia di collaborare con noi, e credo che questo si veda. Ecco, il percorso che il Rally Regione Piemonte, prima Rally di Alba, insomma, è riuscito a portare avanti dal 2015 fino ad oggi, è quello dell'alto profilo. Si è partiti da nazionale alla Coppa di Zona, si è arrivati al campionato asfalto, per poi arrivare al campionato italiano rally. Se oggi dovessi tracciare un bilancio e dire qual è stata l'edizione, o comunque il momento più bello di questi quasi 10 anni di organizzazione capitanata da Gil Calera e tutti voi, insomma, hai un qualcosa, da un momento in particolare che dici, beh, quello è stato il punto in cui dico ho raggiunto l'apice della nostra organizzazione? Ma io penso che i momenti belli siano stati tanti, forse su tutti credo quello che mi ha emozionato di più sottoscritto è stato il 2020, perché tutti sappiamo esattamente cosa è successo nel 2020. C'è stata una pandemia che ha sconvolto i nostri piani esistenziali, e sinceramente non ero assolutamente convinto di riuscire a organizzare la gara, perché ci avevamo in programma verso fine luglio e non si capiva più nulla. Una gara non si organizza 15 o 20 giorni prima, si parte con un anno di anticipo addirittura, quindi non pensavo mai più di riuscire io, come tutti gli altri di Cinzano Rally Team, di riuscire a organizzare la gara. E invece poi, grazie al supporto del presidente Alberto Cirio, del vicepresidente Fabio Carosso, che hanno fortemente voluto questa gara, ci hanno detto la regione è al vostro fianco, andate avanti, qualsiasi problematica la risolveremo strada facendo, ma abbiamo bisogno di questo evento, perché non possiamo continuare a star chiusi in casa. E allora nel 2020 siamo riusciti a mettere in piedi un'edizione dove, tra le altre cose, hanno partecipato campioni come Tanak, come Craig Breen, come Neuville, come Luca Pedersoli con la VC Plus, come Lubè. Cioè, è stata un'edizione secondo me pazzesca, soprattutto se ragioniamo a cosa stavamo vivendo in quel momento. E forse la cosa che mi ha emozionato più di tutte è stata quella di vedere la gente che è venuta a ringraziarci per aver fatto questo lavoro e per aver comunque dato un po' di gioia in 2 o 3 giorni di gara, in un periodo veramente folle per la nostra esistenza. Sì, ricordiamo oltretutto che quell'anno, da cosa mi avete riferito, il Rally di Alba aveva
dato una mano non indifferente anche al turismo della zona, del territorio, perché comunque in un periodo così difficile avete dato una boccata d'ossigeno, no, alle strutture, insomma a tutti coloro che lavorano nel mondo della ricettività turistica, e questo è sicuramente un grande onore a voi di averci creduto in questi anni anche nei momenti più difficili. Non so se Diana ha delle domande a Jill. La macchina organizzativa di questi eventi, lo sappiamo, l'abbiamo detto, è molto complicata e molto, molto complessa. Oltre alla passione, come abbiamo detto prima, secondo te quali sono le caratteristiche che un'organizzazione deve avere per dare quel qualcosa di più alla riuscita dell'evento? Ma come dicevo prima, secondo me è quello di avere un gruppo numeroso e competente, perché non si possono assolutamente fare gare come la nostra con poche persone o con persone che vengono magari anche pagate per il lavoro che devono svolgere e che non mettono in campo la passione e l'entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di diverso. Noi quando organizziamo un'edizione stiamo già pensando all'edizione dell'anno dopo, questo è il nostro modus operandi. Poi sai, a volte non tutte le ciambelle escono col buco, noi ce la mettiamo tutta, siamo tutti dopo lavoristi, questo è bene dirlo, perché di mestiere facciamo altro e quindi non abbiamo, siamo spinti solo dalla passione, non abbiamo altri interessi, siamo un gruppo di credo una trentina di persone che ci troviamo a lavorare insieme, a fare aperitivo e a mangiare la pizza e a parlare di rally. Questo secondo me è quello che fa la differenza. Noi non lo facciamo con interessi economici assolutamente, perché non si potrebbe in così tanti dividere dei soldi che possono giustificare l'impegno che ci mettiamo, quindi lo facciamo per il piacere di farlo e mi auguro che questo continui, perché il gruppo è talmente importante che se qualcuno molla poi per forza ci troveremo anche noi a dover ridurre, diciamo, l'impegno e le cose che facciamo. Sì, certo, è importante. Poi che quello che caratterizza e che si differenzia appunto l'amicizia, il fatto di trovarsi, come dici tu, andare a mangiare una pizza piuttosto che e parlare di questo mondo che ha bisogno di avere del sostegno, ha bisogno di essere valorizzato ancora di più. Sì, assolutamente. Questo è bellissimo, perché noi quando ci troviamo alla sera, cioè abbiamo già fatto delle disamine post rally, ci siamo già trovati sia domenica sera che lunedì sera. E poi vengono fuori un sacco di idee, perché tante sono da cestinare, tante invece sono interessanti e di cui poi nascono le cose che mettiamo in campo. Però è il nostro spirito, lo spirito è quello di organizzare rally come un divertimento e di far divertire gli altri divertendoci anche noi, perché comunque noi ci divertiamo a organizzare rally, per noi è una fatica ma allo stesso tempo è una soddisfazione. Poi quando si vedono determinati risultati, quando si vede il numero degli iscritti e la qualità soprattutto degli iscritti di quest'anno, quando si vedono le piazze piene di gente, gli alberghi pieni, allora siamo anche noi contenti di aver fatto un buon lavoro. Poi purtroppo quest'anno ci sono state alcune sospensioni di prove, sono cose che a me sono dispiaciute tanto, però non possiamo guidare anche noi le macchine oltre a fare tutto il resto, quindi cioè, quando ci sono dei piloti che escono di strada, quando ci sono dei piloti che purtroppo richiedono l'intervento dei sanitari, è doveroso fermare tutto e purtroppo mi spiace, però chi parte dietro ne trae un danno, però a livello di organizzazione sinceramente non possiamo sentirci responsabili di ciò, perché abbiamo messo credo il doppio delle ambulanze richieste dal regolamento, il doppio dei carrozzi, proprio per scongiurare il pericolo di queste cose, però di fronte a determinati incidenti ci troviamo obbligati a sospendere, quindi però sono cose che nei rally chi corre sa che capitano e non si possono in tutta parte organizza. Purtroppo sì. Tra l'altro mi spiace. Perché? No, tra l'altro ne parlavo anche in questo fine settimana. Grande merito della Cinzano Rally Team anche di aver rinnovato un percorso avvincente, perché comunque le strade della Lagastigiana, insomma, da Vesime a Loazzolo, sono prove speciali mitiche per il Rally di Sanremo, non sono stati nell'epoca delle prime World Rally Car, fine anni 90, e è stato bello averle ripercorse in quel modo lì, e quindi questo fa anche parte della difficoltà di un percorso che comunque sa sempre rinnovarsi, e questo va dato merito all'organizzatore, no, Diana, di certo saper rinnovare le gare. Devo dire che loro sono molto bravi. Una tra le gare più difficili. Sicuramente sì, del capitale italiano, ma è anche questo
un qualcosa che va a favore loro sicuramente. E anche i complimenti comunque a tutti i commissari. Chi è stato sulle prove speciali? Chi è stato in questi giorni sulle prove speciali, perché poi c'è bisogno di loro per poter, anche di loro per... Io farei ancora una domanda, Gigi, prima di congedarlo. Certo. Il sogno di Gigi Calleri e della Rally Regione Piemonte per i prossimi anni? È quello di tornare a 20 anni e correre di nuovo. Cioè, quello non vale, però. Sì, il mio sogno è solo quello. No, non abbiamo sogni. Cioè, il nostro sogno è quello di vedere e rivedere una gara come quella di quest'anno, vedere... lì in studio c'è il mio amico Daniele Michi, vedere dei piloti come Marco Signor che hanno fatto una gara strepitosa pur non conoscendo queste strade. Secondo me questo è il nostro obiettivo, cioè quello di, cioè quando abbiamo ricevuto la mail di Hyundai che ci chiedeva di venire a fare la nostra gara, ecco, cioè queste sono soddisfazioni. Cioè, sinceramente non abbiamo altri obiettivi, abbiamo provato, come ben sapete, perché non è un segreto di nessuno, abbiamo provato ad entrare nel campionato europeo, sinceramente ci siamo resi conto che è uno sforzo economico importantissimo, oltre che uno sforzo umano che non è sostenibile da chi lo fa come dopo lavoro. Cioè, una gara del campionato europeo va organizzata da professionisti come fa Max Rendina, che fa questo di mestiere. Ci siamo resi conto di non poterlo fare, siamo soddisfatti, il nostro sogno è quello di riuscire a stare ancora nel campionato italiano. Questo sì è il nostro sogno, il nostro obiettivo. Certo. Che dire? Noi ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito, di essere stato qua con noi. Grazie a voi. Grazie Giri, grazie perché avete regalato un grande spettacolo e sicuramente vi aspettiamo nel 2025 con grande trepidazione, insomma, e di nuovo a questi livelli sicuramente. Grazie mille, adesso ci riposiamo un po', poi cominciamo. Mi sembrerebbe anche di nuovo. Okay. E adesso vediamo le immagini di Signor e Michi. Del promozione, la seconda dopo il ciocco. Sì, era quello che cercavamo, perché poi nella prima fase di campionato è importantissimo portare più punti a casa, poi certo. Arrivare come tutti credo a metà campionato e fare un po' di strategia, quindi insomma direi che il risultato è stato centrato e è andata bene. Un rally, come abbiamo detto prima, molto impegnativo. Qual è stata la vostra strategia, parlando di strategia, o comunque la vostra carta vincente? Ma abbiamo iniziato a cercare di capire quale fosse la migliore strategia già dal venerdì mattina con le prove libere, dove abbiamo provato due mescole di gomma per capire già dal venerdì pomeriggio con quale gomma partire. Quindi già da lì abbiamo iniziato a percepire quale fosse la migliore strada da seguire. E poi nella qualifying abbiamo fatto non un buonissimo tempo, ma questo ci ha permesso di non partire nei primi 10, che secondo me è stato un vantaggio, perché le strade dell'Andia hanno questa strada di curve che appunto i primi concorrenti hanno patito, quindi insomma questo sicuramente ci ha agevolato il Verdi. Quindi è andata bene. È andata bene, a parte un errore sulla terza prova, l'ultima appunto della prima tappa, dove la macchina è scivolata, ma insomma, fa parte del gioco, quindi esatto. Abbiamo perso secondi importanti, però eravamo sempre lì nelle prime posizioni. Sì, no, sicuramente Signor e Daniele sono partiti forte quest'anno. Devo dire che avete fin da subito interpretato meglio la gara. Tra l'altro la Power Stage pronti via, subito velocissimi, no? Proprio per far vedere anche un'impronta
di un certo tipo la gara, forse anche per i punti probabilmente, mi viene da pensare, sì, della Power Stage. Sì, perché al Ciocco avevamo fatto l'errore gravissimo di non prendere nemmeno mezzo punto, certo, sulla Power, quindi qua era necessario vincere la prova. E infatti prima della partenza ci siamo riguardati i video, insomma abbiamo studiato, sì, bene, infatti, ed è servito. Diciamo, che ha aiutato un po' lo shakedown e poi vi siete... Esatto, preparati al meglio, esatto. No, devo dire che comunque è un inizio di stagione di grande profilo, perché il gioco vi aveva battezzato al meglio, ma qui a Regione Piemonte avete continuato su un percorso di alto profilo sicuramente, visto anche l'elevato livello del campionato italiano, perché stiamo parlando di un livello che quest'anno è veramente molto alto, voglio dire, rispetto ad altri anni. Sì, non solo, ma anche l'elenco di Alba, che aveva anche dei piloti, certo, stranieri, quindi era tutta un'incognita, quindi a parte le febbre, che comunque ha fatto una grandissima gara ed è stato davanti, quindi complimenti a lui. Però insomma, l'importante erano i punti dell'italiano, sia l'assoluta che il promozione. Certo, quindi facendo un attimino un passo indietro, vabbè, con Marco insomma il rapporto è già consolidato, da parte tua l'esperienza allo stesso tempo lo è altrettanto, perché prima di Marco ci sono stati tanti altri piloti e tante parti interessanti anche della carriera di Marco, perché comunque di Daniele, scusa, Daniele. Comunque ricordiamo, mi pare di ricordare Tassone a un certo punto, gli inizi, e poi tanti altri protagonisti che comunque si sono alternati, no? Come è cambiata la carriera di Daniele in questi anni? Cioè dagli inizi, voglio dire, da navigatore fino ad oggi, che comunque sei già in pianta stabile anche grazie ad Alessandro Gino ovviamente, ma cioè, cosa hai trovato che è cambiato? O comunque sia anche come gare, come tutto, voglio dire, non è ragionamento esteso, diciamo. Allora, sicuramente l'esperienza, quindi qualche anno in più, no? Si mette sempre più sale in zucca, e questo mi permette magari di riuscire anche a gestire tanti giovani piloti che magari vogliono arrivare a far bene, no? Quindi da ogni gara, da ogni pilota con cui ho corso, sono riuscito a prendere qualcosina, e quindi insomma anche da ogni macchina, perché poi la conoscenza della macchina è molto importante anche da parte del navigatore, no? Quindi quali sono le regolazioni, i movimenti, e andare comunque a dare consigli giusti al pilota che in quel momento ha bisogno o di una rassicurazione oppure di fare, certo, alcune verifiche, certo, per settare al meglio la macchina. Quindi questo sicuramente sì, l'esperienza si fa in strada, quindi facendo tante gare, certo, ed eccomi qua. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Se ricordiamo anche Manuel Villa, adesso mi viene in mente, che anche gli ha dato la possibilità di correre sulle storiche. Ce ne sono tanti, quindi la lista è lunga. Diana. Un ruolo, il vostro ruolo, quello del navigatore, che spesso e volentieri viene visto come un ruolo marginale, ma che marginale non lo è assolutamente, perché è fondamentale il vostro essere all'interno dell'abitacolo, come dicevi tu, l'aiuto, il supporto al pilota che può avere, ahimè, anche bisogno di quel qualcosa. Parlateci prima, lo chiedo a te, poi dopo ne parlerai anche tu, Tiziana, arriviamo anche da te. Cosa contraddistingue un buon navigatore? Cioè, come deve essere un buon navigatore, secondo te? Allora, come mi hanno detto nelle ultime due gare, deve essere leggero. Quindi uno degli impegni che mi sono preso sono quelli di, ovviamente, di dimagrire qualche chilo. E, a parte questo, sicuramente riuscire a mantenere la calma all'interno dell'abitacolo anche nelle situazioni difficili. Con Marco ormai questa è stata la terza gara con lui, perché avevo già corso con lui lo scorso anno, però insomma c'è già un buon feeling all'interno dell'abitacolo, quindi assolutamente. Con altri piloti con cui ho corso sicuramente c'è stato bisogno di andare di intervenire, ecco, anche in prova speciale, quindi far tenere giù quando c'è da tenere giù, e frenare un po' di più quando insomma c'è il pericolo.
Sì, quindi deve il navigatore bilanciare quello che è la, esatto, la situazione. Esatto, fare anche da psicologo, ecco, sì. Perché poi i piloti sì, sono un po' strani, no? Sono un po' così. Poi facciamo la domanda, chi è meglio tra una ragazza o un maschio o una ragazza a navigare, perché dicono che le ragazze sono molto precise, quindi anche lì c'è una guerra. Ma no, sicuramente poi la figura femminile del navigatore è solitamente più leggera, quindi sì, io faccio il confronto con la mia compagna di squadra che è Tania Canton, sì, che insomma nel team proprio facevo il raffronto tra me e lei, certo, dove ci sono quasi 20 kg di differenza, sì, quindi, Tania, insomma, quindi anche quello fa, fa poi alla fine della gara sono comunque secondi, perché certo, le macchine sono leggera, dello stesso peso, certo, la differenza la fa il peso. Certo. Una cosa simpatica che alla fine della prima tappa del rally dello scorso weekend ho proprio tolto le pagine di una prova che non facevamo più, quella di Corsano. Anche il gravo fa la differenza. E quindi insomma ho fatto vedere che l'impegno c'è. Bene, bene. Certo. È anche un giusto modo per anticipare l'intervento della seconda ospite, voglio dire, di sì, oggi, certo, che è Tiziana Gianetto. Adesso però, prima, guardiamo le immagini appunto dell'equipaggio Bettassa Gianetto. Allora, come ho chiesto a Daniele, chiedo anche a te. Come deve essere un buon navigatore? E appunto lui ha lanciato questo guanto di sfida. È meglio un navigatore uomo o è meglio una navigatrice? Ma allora, la tua opinione? Secondo me il uomo o donna non cambia. La passione, la voglia di correre, di imparare, di fare esperienza, secondo me, anche per me che non ho tante gare, è importante. Ho avuto la possibilità di accompagnare Michele in questo percorso e stiamo crescendo sempre di più, facendo esperienza. Questo era l'obiettivo del nostro rally e secondo me non cambia. Deve essere regolare, vabbè il peso com'è. Vabbè tu non hai problemi. Io non ho problemi. Tu non hai problemi. Diciamo che... Sì, a loro i complimenti per l'ottima performance del weekend, perché comunque avete raggiunto la terza posizione nel femminile. Sì. E dietro a Rachele Sommaschini. Rachele Sommaschini, sì. Doreguzzi. Arianna Doreguzzi. Quindi, insomma, per voi è anche una grande soddisfazione, no? Voglio dire, partite da un palcoscenico più di zona per arrivare a una gara di campionato italiano. Comunque, sì, col vostro 106, si può dire, con la nostra piccolina in classifica, quindi... È una soddisfazione per voi. Per te, Michela, quali sono state le difficoltà maggiori che avete trovato, visto che comunque, vista la macchina, visto il numero di partenza, sicuramente ne avreste trovate? Allora, partiamo col dire che le strade, quando passavamo noi, erano irriconoscibili. Colpa di signora mia. Esatto. Colpa tua. E quindi lo sporco... La traiettoria da mantenere, certo. Diciamo che Michela non era molto abituata a questo tipo di strade, quindi il nostro obiettivo, come ho già detto, era di fare esperienza e ci siamo riuscite a quanto pare. Poi siete partite anche con un numero alto. Sì, molto alto, eravamo equipaggi. Tra le ultime, ecco. Noi vi abbiamo aspettato comunque fino alla fine, quindi... Grazie. Okay. Fino all'ultima, proprio l'ultima macchina abbiamo aspettato. Ci è capitato di non fare delle prove appunto per gli incidenti che sono successi, mi dispiace per gli equipaggi che hanno battuto, però questa anche era una difficoltà per il navigatore, percorsi alternativi, tempi da ricalcolare, è stata una gara molto impegnativa, però era una gara di campionato italiano e lo mettevamo in conto. Sì, diciamo che avete fatto due gare in una o quasi, perché rispetto alle gare di zona, sì, esatto, diciamo si può dire. C'è stata una prova o un momento della gara particolarmente difficile oppure è tutto per voi è tutto stato un po' nuovo, diciamo, nel contesto delle prove speciali d'Angarole?
Allora, sicuramente le prime prove eravamo molto agitate perché non sapevamo quali condizioni trovavamo. Essendo passate il giovedì nelle ricognizioni, abbiamo fatto un buon lavoro, quindi abbiamo segnato tutti i punti più critici. Michela non ha avuto difficoltà, grosse difficoltà, diciamo, quindi l'ultima lo assolo che abbiamo fatto forse era un po' alla fine, quindi il pezzo della Power Stage era abbastanza sporco, ecco, però l'ha gestita molto bene. Sicuramente da annotare la prestazione, da annotare il fatto che sono anche loro della zona, sono tra tutto qui, locali, torinesi, cannavesane, voglio dire, quindi una piacevole nota. Avete già avuto modo di valutare un po' quali saranno i vostri prossimi appuntamenti di quest'anno? Perché in passato lo sappiamo, però insomma quello che è stato sarà, si spera, il futuro prossimo. Allora, insomma, noi puntiamo a fare delle gare di zona 1, sicuramente confermato è il Valle d'Aosta, quindi che sarà tra poche settimane, e poi si vedrà. Tutto un po' in fase di evoluzione. Esatto. Diciamo. Ci sta. Quest'anno è anche un po', come abbiamo già detto più e più volte, un anno un po' zero, perché la divisione della, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, tra la zona 1 e la zona 2, ha portato anche questa, questa incertezza, no, su quale percorso scegliere, ovviamente in base alle compatibilità, delle potenzialità economiche, sponsor e quello che si può fare. Esatto, valutiamo, però sicuramente gare di zona 1. Chiaro. Ottimo. Diana, hai qualche domanda? La mia cara Michela, che saluto. Come ti sei trovata? Che pilota è Michela? Cioè, io lo so, ma voglio saperlo anche da te. Beh, decisa, ha del talento, ha voglia di crescere, voglia di fare esperienza e che dire altro. È dura da tenerla, tenere a bada? O si comporta bene? No, dai, si comporta molto bene, ci siamo trovate, ecco. No, non è che sopporta la pilota. No, entrambi. Entrambe, boh, no, vabbè, già, è già qualcosa. È reciproca la cosa. Invece tra il signore e Michi chi è che sopporta l'altro? No. Uguale. Ma no, siamo... ci sopportiamo bene, dai. Bene. Vi sopportate e vi supportate. Esatto, esatto. Questo è l'importante. È l'importante. E adesso direi che possiamo entrare a parlare anche del CRZ, prima di discutere appunto del campionato di zona 1, vediamo le immagini dei primi tre classificati e dei primi di ogni categoria. Yeah.
Valevole oltre che per il CIR, per il campionato di zona, e un ulteriore trionfo di Elvis Chantre, che è stato qua nella scorsa puntata, davanti insieme a Massimiliano Bai. Sì, quindi cambio di navigatore. Come già ci aveva annunciato. Come già aveva annunciato anche precedentemente Federico Boglietti. Sì, assolutamente. Secondi classificati, Gagliasso e Beltramo. E terzi, i fratelli Santini, esatto. Federico e Tatiana Santini, che si confermano tra i primi del CRZ. Sì, è stato un appuntamento anche qui molto tirato. Elvis è stato bravo perché obiettivamente non ha cercato di forzare, lo ha detto apertamente, perché il suo obiettivo era quello di portare a casa i punti un po' fuori di zona. Anche perché l'altra parte era coefficiente zona, esatto, coefficiente 2, quindi raddoppiava i punteggi, quindi obiettivamente ha fatto anche bene. È stata una gara difficile perché comunque confrontarsi con i protagonisti del campionato italiano, come sono stati i signori Michi, ma come tutti gli altri, sono di un livello ovviamente superiore, quindi hanno alzato l'andatura e l'asticella, quindi però si sono comportati bene anche sì, sono stati bravi, perché chiaramente il loro vantaggio probabilmente è stato anche quello di conoscere in parte le strade, certo, che percorrono abitualmente nella Coppa Rally di zona, quindi credo che sono stati bravi a gestirla bene, quindi da sia Elvis ma anche Patrick e Federico, insomma tutti loro sono stati bravi a non esagerare, che forse era l'unica cosa che serviva nel weekend, perché
poi i risultati venivano in buona sostanza, l'importante era non uscire di strada, cosa che purtroppo è uscito, è successo per diversi equipaggi, anche il campione italiano, quindi non è una novità. E quindi Elvis è partito col piede giusto anche nella prima zona, dopo essere stato vincitore della prima tappa della Coppa Rally di seconda zona al Vigneti Monferrini, è partito bene anche sulla prima zona. Quindi lui da cosa ci ha detto continuerà sulla seconda zona, però sappiamo che sarà anche la via della rivale d'Aosta per questioni geografiche. Una gara di casa. E quindi d'altra parte continuerà anche di là, poi deciderà probabilmente che percorso prendere nella fase del proseguo della stagione. Tanti anche che si sono contraddistinti, ad esempio Cave. Ci sono stati tanti protagonisti anche della classe. La sua classe facendo sempre un grandissimo spettacolo. Però ha avuto anche dei problemi tecnici al cambio. Fatto, poi l'ha risolto fortunatamente. Sì. Poi lo spettacolo romano. Quindi diciamo che quello è. Quando passa dire, Cave, sì, passa sì, Cave. Sì, sì, esatto. E poi insomma è stato interessante anche da notare la prestazione di in Rally 5. Di Matteo Barbero, perché ne parlavamo giusto in questi giorni, è riuscito a diciamo insidiare le posizioni dei protagonisti del Tricolore Junior. Sì. Il pilota di Santo Stefano Bergo è stato molto bravo a oltretutto la prima partecipazione, quindi a inserirsi in un campionato che era l'esordio, diciamo, della sua stagione, con tanti protagonisti, anche qui ne parleremo perché è un campionato che è iniziato da Alba ma avrà tante tappe e tanti piloti interessanti, quando sicuramente nella stagione avremo modo di parlare, sicuramente è stato già vincente da Alba con qualche uscita di strada, però è un campionato che negli anni ha tirato fuori grandi protagonisti, basta vedere Davide Pesarento che adesso è nel campionato europeo, ma allo stesso tempo anche chi oggi partecipa sicuramente avrà delle opportunità tra i giovani, anche Davide Porta di casa nostra, sì, casa Davide, nostra, Davide, Porta, Davide Porta sì, è stato molto vicino ai primi con l'Apollo, che qui mi ha detto che ci sta prendendo la mano e poi anche lui farà qualche partecipazione, oltretutto probabilmente anche nel campionato con qualche apparizione nell'italiano, probabilmente tra questa e la prossima stagione, perché il suo obiettivo è proprio quello poi di rientrare nel campionato italiano. Ricordiamo lui essere stato protagonista dei trofei e poi anche delle serie monomarca nell'italiano, fatto un'apparizione nello junior per poi salire sulla Rally 2, vettura che utilizza abitualmente, insomma, però. Certo. E poi tanti altri, Cristiano Fenoglio, che è salito sulla Rally 2 e con Marco Rosso, e oggi sta cercando di ripetere un po' il percorso che lo ha portato la scorsa stagione a arrivare in finale di Coppa di Zona con la Rally 4. È chiaro che la vettura è diversa e ci vorrà qualche giorno in più per prenderci la mano, però sarà sicuramente nelle prossime gare preso da grappolo già competitivo. Io volevo chiedere una cosa a Tiziana, visto che Tiziana fa parte del CRZ. Com'è stato correre insieme invece ai protagonisti del campionato italiano? A livello di emozioni, a livello... Allora, a livello di gara non li abbiamo neanche visti. Beh, no, erano due gare diverse. I tempi erano un po' diversi. Facevamo un po' di gare completamente diverse. Quando loro arrivavano, voi partivate per l'ultimo giro. Non li vedevamo neanche. Ecco, proprio... Proprio zero. C'era un po' la... No. Un rincorrersi. A livello di emozioni... Allora, sapere di essere... Esatto. Io sono una che è abbastanza agitata in gara, anche se non lo do a vedere apparentemente, e notti insonni, mamma mia, sì. Sì, l'anno scorso io avevo già partecipato a Rally Regione Piemonte, ma nel CRZ non l'avevo sentita così tanto. Vedere anche ricognizione, trovarsi magari davanti a... coloro che lo fanno per mestiere, certo, diciamo, certo. È stata, oltre che, vabbè, un'emozione, sentirsi un po' più in alto. Un onore. Sì, sì. È bello che avete preso anche questa opportunità. D'altra parte, la doppia gara a volte portava tanti equipaggi, come era lo scorso anno, a partecipare alla Coppa Rally di Zona, quindi alla versione corta, sì, diciamo, della gara. Quest'anno, obiettivamente, se si vuole
continuare il percorso della CRZ, è quasi obbligato a parteciparci per il discorso del coefficiente maggiorato, e quindi è una grande opportunità, io lo dico sempre. Sì. Sarà un pochettino più importante a livello economico, nel senso che costerà sicuramente molto di più, però dà un lustro maggiore, io dico questo. Certo, assolutamente. Diana, da dire che è stata una gara con, è vero, molte uscite di strada, questo da dire. Fortunatamente, teniamo a dirlo, senza conseguenze. Io ci tengo a salutare Luca Bottarelli, ciao, ci siamo sentiti l'altra Luca sera. Luca Bottarelli, Andrea Nucita. Andrea Nucita. Che ci ha salutato subito, pronti via, diciamo, nella prima per speciale del mattino. E, è chiaro che sono prove complicate, l'abbiamo parlato prima con Gigi Calleri, dove sicuramente sia davanti che dietro hanno avuto difficoltà a interpretarle, difficoltà di vario genere. È chiaro che rinnovo il fatto che si sia tornati su prove speciali mitiche. Diano d'Alba, molti piloti come loro, probabilmente i più giovani, non, magari non se la ricordavano, non ci siano mai transitati, magari ci andavano da bambini, si è tornati lì con una prova inedita, con il mitico dosso, con la doppia inversione nel paese, è stata forse anche pittoresca come gara su certi aspetti. E poi tutte le altre prove speciali che abbiamo raccontato. Come si può dire, quali sono le differenze che avete notato anche nell'approccio alla gara? Forse l'abbiamo già detto in parte, ma nell'approccio alla gara rispetto a una gara di zona, cioè si parte prima, si parte giovedì con le ricognizioni, poi c'è già la prima tappa del venerdì, insomma implica molto più tempo da dedicarci e quindi anche il lavoro penso sia maggiore, anche di studio delle prove speciali e tutto, quindi rispetto a una gara di zona, si può dire. Certo. Beh, già il fatto che il roadbook, le prove la settimana prima non ci sono ed è tutto racchiuso in quei 4 giorni, già a noi mette un po' di ansia, certo, perché siamo abituati ad avere il quadro un po' più esatto, un quadro un po' più generale. Però all'altro canto sei più concentrato sulla gara, cioè parti il giovedì, ricognizioni, venerdì hai già un assaggio, perché comunque abbiamo fatto 3 prove e il sabato è molto impegnativo rispetto a altre gare in cui si fanno magari 4-6 prove, dovevamo farne 7 il sabato, purtroppo non ci siamo riusciti a farle tutte, però comunque arrivi già più preparato. Certo, certo. Invece Daniele, ovviamente la preparazione che avete voi è maggiore, l'abitudine a correre in queste gare, a parteciparci, forse vi aiuta sotto questo aspetto. Come hai visto anche questa novità, diciamo, sui chilometraggi, un pelo maggiore rispetto allo scorso anno, nel campionato italiano, molto spezzettate, perché tipo il venerdì si è fatte diverse prove molto corte. Ecco, ci sono difficoltà nell'approcciare a prove più corte o prove più lunghe, cioè le prove del sabato che erano più lunghe, anche entrare nelle dinamiche dell'equipaggio, no? Chiaramente, quindi una prova più corta si parte, dopo pochi minuti si è già arrivati, quindi magari bisogna essere più reattivi, non so come si può dire. Ma diciamo che già da qualche anno nella sfera italiana, nazionale, ci sono le prove spettacolo, che poi da quest'anno è entrata in vigore la Power Stage, proprio per andare a emulare il campionato europeo. Da un punto di vista di preparazione no, perché alla fine se andiamo a vedere la seconda e la terza prova rispecchiava quello che era la PS5, quindi la seconda prova del giorno dopo tutta intera, quindi quando la provi in un'unica soluzione. Da un punto di vista di approccio non cambia se la prova è più corta o sono convinto che quando lotti per un campionato italiano devi andare a tutta dal primo chilometro, certo, alla fine, quindi è importante a livello preparativo andare a trovare già una giusta soluzione nei test pre-event, quindi al mercoledì, oppure come succederà dalla prossima gara di campionato, il giovedì faremo i test collettivi. Ecco, visto che l'hai accennato, una visione sul campionato. Siete partiti bene, adesso ci sarà una trasferta siciliana per il campionato italiano. Voi come vi dividerete in questa stagione?
Ma per il momento vediamo cosa esce fuori dalle classifiche, perché poi, come detto prima, è importantissimo riuscire ad arrivare a dopo Roma con un punteggio più che sufficiente per fare un punto. Ecco, da lì inizia la strategia, quale gare andare a scartare oppure no. Però insomma, le prime gare, poi il Tagaflorio è coefficiente 1,5, quindi sicuramente anche vale la pena. Bisogna farlo. Vale la pena. No, ma poi sono strade che comunque ci piacciono e sicuramente ci divertiremo. Certo. E a proposito di campionato italiano, io manderei in onda le immagini dei primi tre classificati del CIR e dei primi di ogni categoria. Parlando appunto del campionato italiano, volevi Fabio fare una parentesi per quanto riguarda lo Junior. Sì, lo Junior, perché c'è stata la prima tappa della serie tricolore riservata ai giovani, dove il livello è stato subito alto, da notare le prestazioni tra i primi, dei Ceci e Iani, perché sono stati i protagonisti per buona parte di gara, poi per un motivo o per l'altro si sono ritirati lasciando spazio ad Oretto. Però devo dire che il livello è buona molto... Buona anche terza posizione di Andrea Boatti. Andrea Boatti, sì. E devo che dire... è anche vicino, perché è Valdostano. È Valdostano, è anche sì, siamo vicini. No, devo dire che, a parte il fatto che hanno da notare l'età media, che è più bassa rispetto al scorso anno di qualcosa, 21 anni e rotti, quindi... Diciamo che è stata una gara molto tirata. Da qualche anno, come dico,
il lavoro che fa CT Italia con il campionato junior è ottimo, lo dimostra, lo sottolineo, Davide Pesavento, ma come tanti altri. Tanti che sono nati. Anche Zanin che sta crescendo. Qua abbiamo due navigatori, abbiamo, mi viene da pensare anche a Marco Musiari che è partita dalla città. Esatto, quindi. E devo dire che è una bella vetrina, poi la Clio Rally 5 si è dimostrata una macchina competitiva con dei tempi veramente ottimi e quindi è una bella vetrina anche per l'europeo, per chi ne ha l'opportunità, insomma, si sta dimostrando qualcosa di più, insomma, che altre cose nel recente passato. Daniele, qual è il messaggio per i giovani? Visto che qua abbiamo una giovane e si parlava di junior. Come, perché i giovani sono sempre molto, ovviamente, non è una domanda semplice. Non è una domanda semplice e ti spiego il perché. Negli ultimi anni è cambiata proprio l'approccio. Vedo che anche i giovani hanno un approccio diverso alla gara. Oggi diventa importante non solo allenarsi, andare forte, ma devi essere bravo con i giornalisti, essere social, comunicazione sponsor, sì. E ancora di più nell'italiano, perché comunque ogni 2x3 ci sono riunioni, interviste, eccetera, eccetera. In più si aggiungono power stage, diretta su Rai Sport, eccetera, eccetera. Quindi si va a creare, diciamo, il personaggio, ecco. Certo. Quindi bisogna essere completi a 360 gradi. Consiglio è sempre lo stesso, però allenarsi, dedicare molto tempo alla preparazione, poi io magari parlo per quanto riguarda il copilota, certo. Quindi sicuramente il lavoro del navigatore inizia ben diversi giorni prima della gara, quindi già da casa inizi a prepararti i piani, le ricognizioni, eccetera, eccetera. Quindi già da casa inizia il lavoro vero, e se tu fai un buon lavoro a monte, tu arrivi in gara che hai fatto già l'80% del lavoro. Quindi è importante arrivare in gara riposati e mentalmente pronti, perché lì devi dare il 100%. Quindi sicuramente questo è il consiglio che do. Tu invece, che sei giovane, qual è il messaggio che vuoi dare ai ragazzi giovani come te, e quali sono il consiglio che ti ha dato adesso Daniele, che ha dato adesso Daniele, cos'è che secondo te, o qual è il messaggio che cerchi di trasmettere? Non di trasmettere, di portarmi cogliere, a casa. Di cogliere. Ma quello che ha detto adesso Daniele è un messaggio importante, che i giovani che hanno la possibilità di partecipare a un campionato italiano, seguire un campionato, devono cogliere e farne tesoro. Io nel mio piccolo cerco di fare esperienza, allenarmi, come dice, ha detto anche lui, la gara per noi parte tanto prima, perché il pilota si affida anche in ricognizione a noi, hotel, meccanici, tutto, cioè non è un lavoro semplice, e soprattutto all'inizio, perché hai un sacco di ansia e paura di sbagliare, devi acquisire sicurezza, esperienza, non solo in prova speciale. Sì, tra l'altro. Quindi c'è tutto un contorno che non è semplice. No, certo. Tra l'altro Tiziana, se non ero, ha iniziato giovanissima a navigare, perché adesso è ancora giovanissima. È giovanissima, ma ha iniziato altrettanto giovanissimo, sì, voglio dire. 19 anni. 19 anni, quindi. Perché c'era il Covid? Perché sono 18. Ricordiamo. No, esatto, quindi sì. È anche un bel esempio da dare ai giovani, nel senso che comunque ci si può arrivare con tanti sacrifici e difficoltà. A volte ne parliamo, è difficile entrare nel settore rally perché oggi i costi sono elevati, specialmente per chi inizia la pilota, magari il navigatore un po' meno, però è comunque un settore di nicchia difficile. Come tutto il motorsport. A volte, sì, la pista probabilmente è più onerosa, ma i rally lo sono diventati altrettanto, quindi è chiaro che bisogna lavorare bene, con dedizione e impegno, e poi i risultati probabilmente vengono, perché come tutte le cose, se si crede magari. Poi a volte sarà anche la fortuna. Diciamo le potenzialità economiche. Io ho la fortuna di avere mio papà che corre, e quindi sono
praticamente nata nel mondo. Ovvio che la gara è tutta un'altra cosa. Certo. sicuramente, quello sì. Sì, la famiglia aiuta tanto, perché essere una famiglia realisti come la famiglia Genetto aiuta, certo, a entrare in questo settore, che a volte per uno che magari è neofita, non ha famiglia appassionata, è difficile ancora di più. Sì. Però è comunque difficile allo stesso tempo, negli anni in cui viviamo oggi, è da apprezzare i sacrifici che vengono fatti, certo, dai giovani per continuare a coltivare le loro passioni. Certo. Adesso siamo in chiusura di, sì, questa seconda puntata, che è dedicata appunto al Rally di Regione Piemonte. Lo lasciamo, ce lo lasciamo alle spalle e ci prepariamo in proiezione futura per la prossima tappa del campionato italiano. Sì, il Targa Florio. Targa Florio, esatto. E per quanto riguarda quello che è più di nostro interesse, quindi a livello di territorio, a livello di trasmissione, quindi dal nord-ovest, al Rally della Valle d'Aosta. Rally della Valle d'Aosta che si riconferma nella Coppa Rally di Zona. Gara che negli altri anni ha raggiunto numeri importanti in termini di iscritti e anche gli equipaggi valdostani. Sì. Quindi ci aspettiamo un elenco importante. La gara non si discute, tornerà tra l'altro il Fenisso, ho letto, quindi una prova, sì, storica per la Valle d'Aosta, quindi prove inedite e una gara che piace, perché obiettivamente Valle d'Aosta, basta dire, il nome e le edizioni, penso che non ha bisogno di presentazioni. No. Esatto. Quindi c'è da aspettarsi una grande bagarre, dove ovviamente il favorito, manco a dirlo, sarà il Viscente probabilmente, ma sarà comunque... Dappertutto dove sì, quando ma, c'è... Ma maggior ragione Valle d'Aosta. Però, voglio dire, sarà sicuramente interessante, vedremo chi continuerà il percorso nella zona 1 e chi aspetteremo invece nella zona 2, che continuerà invece dal Rally di Grappolo, che qui è un'altra gara che ruota, ne parleremo, sì, di... assolutamente. Nel frattempo ci sarà il Rally della Valle Arroscia, che sarà la prima edizione, complimenti all'Imperia Corsa perché ha fatto un lavoro interessante e quindi anche lì prove speciali importanti che richiamano Sanremo, Mendatica, piuttosto che Corso della Roscia, quindi... Anche lì si prospetta una gara importante e onore, perché comunque una prima edizione così, gara pieve di teco, insomma, sarà una gara che potrà lasciare anche qualche spunto interessante. Certo. Questo nel ponte del 25 aprile, ricordiamo. Voi sarete al via della Valle d'Aosta, in bocca, sì, al lupo. Grazie. Signora Michi, andiamo a trovarle invece in Sicilia. Sì, magari. Al mare. E quindi... Noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti, di aver preso parte a questa chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. E noi, amici di Obiettivo News, vi salutiamo. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Ricordo la seconda di Chiacchiere da Rally. Noi ci ritroviamo qua nei nostri studi dopo appunto Rally Valle d'Aosta con altri protagonisti, altri ospiti, altre discussioni. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News, su NTV Web e su tutti i nostri canali social. Ciao Fabio e buonasera. Ciao Diana. Buonasera.